Buonasera e ben ritrovati al Palapoggetti per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B, girone A, che vede affrontarsi Basket Cecina contro Fortitudo Alessandria Sandarà, e formazioni che stanno per essere presentate in questo momento. Cecina che viene da ormai due vittorie consecutive ai danni di Montecatini in casa due settimane fa, e l'ultima è la trasferta in Sicilia contro Torrenova, vinta con il punteggio di 68 a 79, con un'ottima prestazione di Diego Banti, 20 punti per lui conditi anche da 7 rimbalzi, e soprattutto una grande alchimia di squadra data dai 20 assist complessivi, di cui sono stati 7 per Gai, 4 per Niechi, 4 per Salvadori, 3 per Guayana. Quindi i nostri giocatori che si sono trovati molto e molto bene, che ci hanno assist e ci hanno condotto poi alla vittoria sul campo non facile quello di Torrenova. Mentre per quanto riguarda Alessandria, perso al photo finish contro Lucca col punteggio di 87-88, e squadra nella quale milita anche il fratello maggiore del nostro Flavio Gai, e di nome Dario Gai, giocatore che non dà molto a livello realizzativo per lui, 5 punti di media, ma tanta aggressività sul parquet dimostrata dai due recuperi e anche dai 3 assist di media che porta ai suoi compagni. Giocatori più pericolosi sicuramente Serafini con 16 punti di media, e il numero 21 Legnini, anche lui 11 punti di media, quindi elementi non facili da tenere sotto d'occhio per Cecina. E oltretutto Serafini dà anche un ottimo rapporto a livello di rimbalzi difensivi e offensivi, per lui 8 rimbalzi di media. Adesso abbiamo l'inno italiano, ci sentiamo fra pochissimo.
formazioni che termineranno a momenti il riscaldamento. E partiamo dall'ingresso della nuova new entry per il basket Cecina, con il numero 13, il giocatore Lazzari, che andrà a prendere il posto di Pistillo, che purtroppo ha subito un infortunio al metacarpo e quindi sarà assente per qualche giornata dai campi dal nostro parquet e comunque dai campi della Serie B. Cecina, che si trova in questo momento nona in classifica a pari punti con Lucca, che oggi dovrà affrontare in casa Torrenova. Cecina deve sperare una sconfitta dell'altra formazione toscana, appunto Lucca, per ottenere così l'ottavo posto per un futuro playoff, diciamo. Tanto poi vorrei fare i complimenti alla seconda squadra di Cecina, la Serie D targata Vicri Lucarelli, che anche ieri sera ha battuto col punteggio di 85-65 Pontedera e è sempre più prima nel girone di Serie D. Quindi grande complimenti ai ragazzi e agli allenatori Daniele Giammalva e Matteo Franceschini, che stanno facendo un lavoro di lusso. Nelle giornate di ieri e di oggi per le giovanili invece tanti risultati positivi, sia l'Under 13 che l'Under 15 e l'Under 14 hanno vinto contro varie formazioni, quasi tutte di Livorno, e anche le formazioni del mini basket hanno vinto sia ieri che oggi con grandi scarti di 7 empini a 0. Quindi ottimo lavoro di tutti gli allenatori e tutti i giocatori della società. Gli arbitri della giornata sono i signori Picchi e Rubera, entrambi laziali. Nella partita di andata il risultato fu favorevole ad Alessandria, che si impose sul campo in casa contro Cecina col punteggio di 81-73, guidati dai 18 punti di Serafini, conditi da 12 rimbalzi, e dai 14 punti di Lemmi e 15 di Zampogna. Che Alessandria è una formazione abbastanza giovane, con giocatori poco sopra i 20 anni, quindi mi aspetto una partita molto veloce dove gli attacchi ne faranno da predominio, soprattutto quello di Cecina, che ha elementi per far canestro un po' dappertutto, soprattutto uno su tutti, Flavio Gai. Intanto buonasera a tutti, sì. Sarà curioso vedere questo duello in famiglia tra Flavio Gai e Dario Gai, che hanno in comune un vizio: le palle recuperate dove sono secondo e terzo nel girone. Quindi sarà divertente vedere questo duello dove ognuno cercherà di rubare la palla all'altro. Chissà quante volte l'avranno fatto da ragazzi giocando assieme. Poi sarà interessante vedere il duello sotto le plance, dove da una parte ci saranno il primo per rimbalzi totali e il primo per rimbalzi offensivi, Serafini primo per rimbalzi totali nel girone e Pavone primo per rimbalzi offensivi. Quindi una partita molto impegnativa per Banti, per Salvadori, sperando che non abbiano problemi di falli, ma sicuramente anche per Anwar Filai, Tomcic, e poi sono curioso di vedere darà contributo anche il nuovo arrivato Niccolò Lazzari. Andiamo con la presentazione dei quintetti. Per quanto riguarda Alessandria, abbiamo con il numero 1 Dario Gai, con il numero 21 Legnini, con il numero 20 Pavone, con il numero 77 Paoli, con il numero 7 Serafini. Ad Armanforte dalla panchina partiranno gli altri due migliori realizzatori della squadra piemontese, Zampogna e Lemmi. Per Cecina invece classico quintetto con il numero 6 Flavio Gai, con il numero 21 Lorenzo Tirini, con il numero
14 Vincenzo Guaiana, con il numero 19 Leonardo Salvadori e con il numero 20 Diego Banti. Salto a due fra 15. Serafini, scusate, con il numero 15. Salto a due che viene vinto da Turini. Il primo possesso per Cecina. Turini che riceve molto lontano, poi la passa a Gai, arriva Banti, finge il consegnato, si va backdoor, scarica molto bene per Salvadori che spalla a tre punti ma sbaglia, il rimbalzo di Gai dietro schiena da Guaiana, marcato da Pavone. Bel crossover, tiro proteggendosi col ferro, primi due punti per Cecina che parte con lo spettacolo. Uscita dai blocchi per primare Pavone che non trova vantaggio, prende bene posizione e Banti va a spendere la prima, il primo fallo. Giocata d'esperienza di Pavone che ha uncinato col braccio l'anticipo di Banti e ha costretto l'arbitro a chiamare fallo. C'è blocchi per Gai e riceve, si viene liberata la mano del numero 21 Legnini che non trova buona sorte. Guaiana spinge, marcato da Paoli, poi si arresta e decide di servire Salvadori. Turini si riceve ancora una volta altissimo, Gai in uscita dai blocchi, spalla a tre punti, un bacio di Pavone e ora Legnini, Serafini scusate, ancora Dario Gai marcato dal fratello, lo batte, poi scarica molto bene per Legnini che va al tiro. Turini fa grande difesa, tocco di Banti, controllo di Gai che può spingere in contropiede per Guaiana, lascia lì per Salvadori, poteva anche andare su e cercare canestro e fallo, preferito servire il suo capitano, però non controlla, ma il possesso rimane a Cecina. Le blocchi per Banti che sprende il tiro, sbaglia, rimbalza ancora di Gai, fallo non ravvisato dall'arbitro, spezza il raddoppio, scarica per Guaiana, anticipo di Paoli, Gai può attaccare il ferro, va al tiro, sbaglia con altro rimbalzo di Gai, ora Guaiana, aspetta il rimorchio di Banti che arriva, dai e vai, fatto molto bene, 4-0. Flavio conosce molto bene suo fratello, il tiro non lo marca nemmeno. Bel taglio di Paoli che non riceve, che non segna, però c'è Pavone che fa capire perché è il primo in classifica per rimbalzi offensivi e segna i primi due punti per Alessandria dopo due minuti e mezzo. Turini, la serie di giri sul perno e poi un canestro di grande fattura per Lorenzo, mani delicatissime per lui. Blocchi per Serafini che riceve, consegna la palla, vorrebbe anzi consegnare la palla a Legnini, poi decide di attaccare, il primo istinto e Salvadori commette il primo fallo, sicuramente si è fatto battere un po' troppo facile Leonardo, ha deciso due punti non ti concedo così, vediamo se sembrava prenderti da tiro libero. Forse avrà ragione, a parte che quando parliamo noi gli altri fanno sempre due su due. Pavone a Serafini, Pavone tira col 46%, Serafini col 70%, col 71%, segno il primo, segnerà anche il secondo ovviamente. Beh, come sempre, buon 2 su 2, ci porta a meno 4, ottimo passaggio al football americano, controllo di Guaiana però non è ottimale. Gai, nonostante il contatto, decide di servire Banti, basta a subire il fallo, il primo della partita per Alessandria, il primo anche per Serafini, importante attaccare i loro lunghi, soprattutto Serafini, così da caricarlo i falli e farlo uscire dalla partita. Gai che ha spezzato il raddoppio con una qualità di palleggio eccelsa, primo libero avversario per Banti, anche primo punto personale. Secondo invece va a lungo, si lotta al rimbalzo ma è Pavone ad averla meglio,
Ora Dario Gai in punta. Cescia che si schiera a 2-3. Turini contro Pavone. Guaiani si stacca un po' troppo da Paoli che sbaglia, rimbalzo di Salvadori. E bella palla di Gai per Guaiana. Passaggio lebroniano. Gran giocata, gran bella giocata di Gai che sta giocando al servizio della squadra. Ha provato a tirare, a fare un tiro da tre, ma per il momento si sta distinguendo come distributore e anche come rimbalzista offensivo. Blocco fra lunghi e poi Salvadori che va a commettere il suo secondo fallo e questo è un bel problema per Cecina. Poi ci sta dando molti fastidi sui tagli senza palla e sui pick and roll. Primo tiro libero lungo. Guardando tirare Pavone direi ho capito perché fa 46%. Secondo invece è a bersaglio, Cecina a meno 4. Turini a chiamare lo schema, coach Russo che decide di rischiarsi la carta Salvadori con due falli, bel taglio, bella finta di uscita dai blocchi per Gai, bella palla di Salvadori che va a segnare i primi due punti personali dopo addirittura 4 minuti di gioco che per lui sono messi veramente tanti. Buon lavoro di Banti, buon lavoro anche di Guaiana sulla pressione. Ritirare Serafini, cerca il tiro, sbaglia, tocco di Turini e controllo ancora una volta di Gai, poi Guaiana contro Dario Gai ovviamente. Primo time out chiamato da Alessandria, coach Vandoni vuole parlarci un po' sopra. I suoi hanno trovato 5 punti in 4 minuti e mezzo di gioco, di cui 3 sono arrivati da tiro libero. Mentre Cecina sta macinando abbastanza in attacco, già 11 per loro, e soprattutto in difesa. Grazie a Radio 675 ci permette la diretta streaming YouTube e sull'applicazione. E vi aggiorniamo anche i dati, gli altri risultati degli altri campi con partita fra Palermo e Empoli che si è giocata in anticipo, è già finita vista la formazione palermitana, vince 91-83. Poi Lucca in vantaggio 6-4 contro Torrenova. Valsesia in piena lotta a salvezza affronta la prima della classe San Miniato, la quale perde 2-8, e Piombino 7-6 contro Oleggio. Dice adesso il time out chiamato da coach Vandoni, si riprenderà con una rimessa laterale a favore di Cecina. Adesso in campo per Francesco Gnecchi, entrato al posto di Salvadori, quindi presumo Turini dal numero 4. Bella finta di Turini, bisogna prendere il resto e tiro, forse con un contatto, ma l'importante è il risultato finale, prima tripla di serata. Frazione di passi giusta, buona fiscata dall'arbitro, un'altra palla persa per per Alessandria. Niente in cabina di regia, Gai presumibilmente da guardia. È un ruolo che gli si addice non poco. Turini tira dietro il box, se la sente, sbaglia, tocco di Banti, controllo però di Serafini. Guaiana che ferma la palla ancora nelle mani di Dario Gai. Bell'attacco di Paoli contro Turini alla peggio, dato le ottime leve del nostro numero 21. Poi lotta al rimbalzo che preme ancora una volta Alessandria e primo cambio anche per la formazione piemontese. Esce con il numero 21 Legnini, entra con il numero 15 Sperduto.
Gai. Riceve Pavone, poi sperduto, poi da tre punti, blocco di Pavone che rolla un'altra volta molto bene, a vantaggio per Guaiana. Gai stoppa il fratello. Poi vorrebbe una chiamata per i 14, per i 24 secondi che non arriva da parte degli arbitri. E ne approfitta Alessandria per arrivare di nuovo a meno 7. Buon arresto il tiro di Gnecchi, corto però il suo tiro. Gai che corre in contropiede. Serve Serafini che sembra essersi scaldato. Quarto punto in fila per lui. Gai a servire Banti. Fallo abbastanza ruvido quello del fratello Dario a Flavio. Nel secondo personale che Dario che è costretto ad abbandonare il campo lasciando il suo posto il numero 6 Zampogna. Gai riceve, marcato da Zampogna, da Serve Turini che consegna la palla a Guaiana, si rimettono un po' spasso, un po' di flopping qui da parte del numero 15 Sperduto, si è buttato veramente a terra con una spallata. Vale lo schema Zampogna, esce dai blocchi Paoli, cambio accettato fra Gnecchi e Turini. Per Serafini contro Turini, a gambe per stare con lui anche fisico. Resta il tiro di Sperduto che sbaglia, rimbalzo di Turini, controllo di Gai, poi Banti a dare una mano per superare la metà campo. Buona Cecina finora. Guaiana che serve Gai in post basso, taglio di Gnecchi non visto, passo e tiro ben fatto come spesso gli riesce, ma gli arbitri non finiscono nessun contatto, neanche forse nemmeno c'è stato un contatto. Tacco di Sperduto, fallo fischiato a Guaiana, il primo personale. E Cecina che esaurisce così il bonus. Il prossimo fallo saranno tiri liberi. Stavo osservando il gioco di Pavone, davvero un centro d'altri tempi, 2 metri, fisico molto piazzato, molto compatto. Banti ha un gran bel da fare a contenerlo. Intanto fallo tecnico a Flavio Gai. Beh, un po' prematuro secondo me erano le prime proteste. Prima resta comunque negli arbitri. Non bisogna cadere in certi giochetti. Tiro libero segnato da Sperduto che si andrà adesso a occupare della rimessa. Rincuora Banti. Tripla di Zampogna che sbaglia. Rimbalzo di Gnecchi. Serve Turini. Pressing superato molto facilmente. Guaiana contro Pavone. Voglio giocarsi l'uno contro uno, se la picca sul piede. La picca sul piede di Pavone. Si manca un pochino a ingraziare l'arbitro Pavone. Fine blocchi di Banti, esce Borati, Gnecchi. Gai, arriva il blocco. In ritardo Pavone, cambio accettato. Bella palla di Banti, bella palla per Guaiana. E grande stoppata di Serafini. Gesto tecnico importante, che ce l'ha un secondo per arrivare al tiro. Vediamo un po' cosa si inventa Turini, se lo prende lui. Primo ferro, tocco di Gai da tutte le parti. Flavio, incredibile. Allora fischiato però allo stesso Gai, spinta al rimbalzo. E sono d'accordo con gli arbitri, stavolta Flavio non ha nulla da dire, si gira e va via, quindi c'è da accettare il fatto che lui abbia fatto questo fallo, probabilmente una reazione nervosa al tecnico che ha subito prima. Capitano.
distanza dalla bandiera, buon capitano, va a dare qualche consiglio a Flavio Gasch, penso ovviamente rimanere tranquillo, cosa che lo stesso Flavio già sa, ma che al momento riesce a mettere in atto. Primo errore per Zampogna, che segna invece il secondo. 16-11. Turini, Gaia, metri di spazio, il suo tiro è corto, c'è Paoli da tutto solo. Infrazione di passi, grande fischio dell'arbitro questo, grandissimo fischio. Per un attimo ho temuto il terzo fallo di Gai. No, ma io e non so il tipo di reazione che avrebbe avuto, onestamente. No, meglio così. A me mi era accorto, mi era sembrato vedere dei passettini che si muovevano. L'arbitro è stato molto attento, è già la seconda volta che fanno un fischio del genere. Pavone con un grande show, bel passaggio skip a cercare Gnecchi, si prende un tiro difficilissimo per Gnecchi, a quanto pare non era così, e primi due punti anche per lui, 18-11. Sperduto, scarica per Zampogna e più per Paoli, che attacca, recupero di Gnecchi, gran canestro anche questo di mano sinistra. Guaiana, Gnecchi, cerca Banti, saggio skip ancora per Turini, che vuole attaccare, guarda il suo giro e tira, cercare il tabellone, stavolta non è fortunato, primo errore per lui da due punti. Attacca sperduto, marcato da Guaiana, ora Pavone, scarica per Serafini, Zampogna, resta e tiro di grande classe, grande fattura. Dopo un inizio molto incoraggiante, Cecina è fatta troppo condizionare, diciamo, dall'arbitraggio e dai non fischi, e ovviamente Alessandria ne ha approfittato. Ante blocco di Banti, grande tiro di Guaiana non si preoccupa di niente, di nessuno, prende, trova la via del canestro, fa canestro, Cecina, però poi nessuno marca sperduto e siamo appunto ancora 9 secondi alla punto fine. Punto a punto. Aveva un fallo da spendere Alessandria. Il primo di Zampogna. Sei secondi per arrivare al tiro. Quello che avremmo definito l'anno scorso momento Biancani. Sì. Cieve Guaiana, vuole andare fino in fondo, 7 decimi. Guaiana probabilmente cambio, Biancani in campo, voglio Biancani in campo. Guaiana probabilmente voleva attaccare per cercare un fallo, l'arbitri non hanno fischiato niente. È quello che ha fatto Guaiana, purtroppo non gli hanno fischiato il fallo a favore. C'è Banti, si prende il tiro corto, per un questo punteggio di 20-18, la prima frazione di questa bella partita con Alessandria, guidata da il numero 20 Pavone, che a livello realizzativo non ha fatto granché, però a livello invece difensivo e soprattutto poi offensivo, con blocchi, rimbalzi offensivi, si è fatto sentire non poco. Cecina purtroppo ha avuto poco da Gai, che se già siamo per lui sei rimbalzi. Se rimbalzi Flavio Gai e se rimbalzi Pavone dall'altra parte, direi che per la Sandara Alessandria è un buon viatico. Sicuramente da come si era partiti pensavo un attimino meglio Cecina, che però si è distratta seguendo un attimino le decisioni arbitrali e ha smesso di giocare con continuità, e quindi abbiamo bisogno di riconcentrarci, ricompattarci sulla partita, prendere esempio da Guaiana e ricominciare a giocare tutti assieme. Dall'altra parte i piemontesi giocando ordinatamente con le loro regole, sfruttando molto il fisico di Pavone, l'atleticità di Serafini, stanno trovando dei buoni tiri,
e dopo un inizio un po' titubante qualche canestro in continuità. Ovviamente Cecina ha perso un po' la continuità difensiva da quali poi nascevano i vari contropiedi che ci hanno permesso di arrivare anche a più 7. Ovviamente poi aver perso praticamente subito Leonardo Salvadori e un pochino vuol dire perché abbiamo meno chili là sotto, anche se abbiamo un giocatore atletico come Turini, marcare i giocatori più grossi potrebbero essere Pavone e Serafini, non deve essere facile. Il problema sarà quando dovremo dare il cambio a Banti, sì. Che fisicamente quello che secondo me ha più logica di dire a cambio è Filai, che è molto solido anche lui fisicamente, sicuramente è più inesperto. Per non spendere il terzo fallo di Salvadori sicuramente avrà bisogno di lui il coach russo, come avrà bisogno di Tomčić per difendere contro Serafini, Paoli e Pavone e i quattro Alessandrini. Cive Sperduto che cerca di seguire Pavone, che anche stavolta si muove molto bene con l'uso del perno. Fallo di Guaiana, secondo personale la situazione falli è abbastanza complicata per Cecina, già 3 titolari a quota 2 falli. Tutto il metro è difficile anche da capirlo, da capire. Blocco di ancora di Pavone, altro rimbalzo di Gai che è uscito dal campo e l'arbitro ovviamente fischia al fuori, quindi possesso per Alessandri, anche aver preso una bella botta scivolando. Invece si sta rialzando, non deve essere niente di particolare, invece ci aveva fatto preoccupare restando lì sdraiato. Diego, l'hai chiamato per caso? Sì, ho dato un colpo di telefono e Filai entra in campo a occuparsi di Pavone. Vediamo quante azioni durerà senza fare fallo subito. Seconda partita di fila in cui Fila deve marcare un giocatore molto più esperto di lui. Contro Montecatini aveva Iannilli. Il grande aiuto di Gai. Scusate, di Filai. E là sotto è difficile passare, eh. Però poi la formazione piemontese sono bravi a trovare il canestro all'ultimo secondo, impatta la partita sul 20 pari. Brutta palla di Gai, non ha visto salire Turini. E qui un'altra serie di contatti con Gai. Si arresta da 2 punti. Sbaglia tocco di Guaiana che esce fuori e proclama calma. Anche perché a contropavone lo può battere facilmente uno contro uno. E ciò che fa. Grande giro e tiro, poi si mangia il canestro. Ma il movimento rimane molto ben fatto, neanche prova a dar fastidio, erano quasi scaduti gli 8 secondi per superare la metà campo. Poi Alessandria si riorganizza e tripla fortunata di Sperduto porta i piemontesi sul più 2. Cive Turini, Filai, Guaiana, dai, abbiamo i ragazzi, blocco di Filai, bel passaggio skip per Turini che ha vantaggio, alza la parabola, tocco al rimbalzo di Guaiana, credo però fallo fischiato a Filai. Cambio da ambo le parti. Esce Pavone, entra con numero 5 Lemmi, c'è Tomčić sul cubo del cambio, esce Gai, gravato di 2 falli e consciente poco consoni in questo inizio secondo quarto. No, c'è Matteo Antonio Pio che sistema le marcature. Yeah.
Lampogna che riporta Alessandria in attacco. Ora Zampogna, blocco per Paoli che riceve, spara, sbaglia, tocco di Filai, prende il rimbalzo, poi Gnecchi in salto per Guaiana, dai e vai, vuole andare su, c'è un fallo non fischiato dall'arbitro, però no, scusate, fischiato da quell'altro che stava arrivando. Un altro cambio per Macene Piemontese. Esce Paolo, entra col numero 3, bella chioma. Lungo il primo tiro per Francesco. Ma stavo pensando, ora sì. Noi siamo belli alti là sotto, con poca esperienza, però almeno siamo... Zero esperienza. Zero. Uno su due, no, per Francesco. Sto facendo una considerazione. Francesco Gnecchi, dopo che è rientrato dall'infortunio, sicuramente atleticamente è già pronto. Il problema è che non ha ancora trovato quella continuità e confidenza col canestro ed è comunque in difficoltà. Prima ha sbagliato un arresto e tiro, adesso ha fatto uno su due sui tiri liberi. Sicuramente non è ancora al 100%. Il raggio di Filai che... appunto mi diceva manca di esperienza, salta sulla finta di tiro di Lemmi, lo attacca, spende fallo per fermare l'azione, però il movimento di terzo tempo è già iniziato e ne approfitta così Lemmi per riportare il suo al massimo vantaggio di 4 punti. Tomčić, Gnecchi, smuove Turini, marcato da Lemmi, una serie di finti, spende l'arresto e tiro. Diciamo che si sta accontentando di tirare da fuori Turo. Avrebbe il fisio per attaccare contro chiunque. Grande aiuto di Tomčić, ora Sperduto. Bella palla di Sperduto per Serafini. E Alessandria che sta trovando tanti numeri favorevoli dalla panchina. Con Sperduto, con Zampogna, con in precedenza Lemmi. Maggio Russo è obbligato a chiamare time out perché il lavoro di Filai non è stato come era stato richiesto da Russo. Infatti probabilmente abbandonerà il campo, vedo che si rimette il sopramaglia. In questo secondo quarto Cecina sembra essere rimasta in panchina, un solo punto segnato in 3 minuti contro i 9 della formazione in maglia rossa. Sembra essersi invertito il trend del primo quarto. Sicuramente Alessandro ha trovato la chiave per trovare dei buoni canestri, ha migliorato le sue percentuali e quindi è passata in vantaggio, con Cecina che si sta accontentando di qualche tiro da fuori e di qualche fallo che gli arbitri comunque non fischiano a favore, quindi direi per il momento il vantaggio della Sandara Alessandria è meritato. Messa a fondo campo per Cecina. Guaiana ora in porta sulla palla, serve Gnecchi. Guaiana con la palla per Bati, si è riposato un pochino, contro Lemmi può attaccare. Questa è una grande difesa invece secondo me. Poi non so se ha preso anche le mani abbassando le braccia Sperduto, però l'aiuto era veramente ottimo. L'aiuto di Sperduto era buono, ha fischiato il fallo al numero 5 Lemmi. Ah ok, non avevo visto che era stato indicato il fallo. Poi ha una palla difficile per Banti, poi in due si buttano i giocatori di Alessandria. Zampogna, Sperduto, blocco di Serafini, cambio accettato da Tomčić che sta molto bene con Sperduto.
Fabiana, bel movimento di Serafini. 16 punti di media, tutti meritati suoi, grande talento offensivo. Cecina che non riesce a riaccendersi. Noi se cavalcheremo l'onda Turini che adesso può attaccare, sposta via Sperduto. Arriva Serafini, ancora a dire di no a Cecina. La vuole andare su. Ragazzi, Serafini sta dominando la partita. Non ce n'è per nessuno. Raggiunge già la doppia cifra. Qui va a recuperare un'altra palla ai danni di Tomčić. E Necchi va su, inizia a stopparlo. Qui ha provato a prendere sfondamento. Ora ti stoppo. L'azione che ci voleva Cecina, per trovare un po' di verve, qualcosa che desse intensità. Stava mancando, sì, a Cecina. Qualcosa che risvegliasse un attimino gli animi, perché mi sembrava un po' di troppa calma piatta. Poi è evidente che coach Vandoni ha organizzato il raddoppio sul pick and roll centrale di Cecina, e quindi c'è difficoltà a far uscire il pallone. Cecina è proprio in difficoltà su questo. Abbiamo un sovrannumero con Turini che può attaccare, sceglie di arrestarsi e servire Salvadori. Arriva un fallo, una spinta da dietro, qualche tiro rifiutato di troppo, sì. Adesso stanno cercando anche un altro fallo tecnico. Chi ha fischiato il fallo tecnico, l'arbitro? Fallo tecnico fischiato a, non ho visto a chi, anche al coach russo presumo. No, fammi vedere dove vanno. Vanno di là, sì, a coach russo. Qualche protesta di troppo, siamo d'accordo con gli arbitri. Che altro non capisco perché protestare se c'è arrivato il fallo. Forse anche questo era una mossa di coach russo per riaccendere un altro po' gli animi. È un modo per rialzare il clima. Esatto. C'è Salvadori. D'altronde anche il coach russo gioca la sua partita, quindi è giusto che sia così. Dai, si prende un tiro forzato, ma che manda a bersaglio. Ci ha mancato anche questo, un po' di improvvisità di Flavio, che si è preso 2 minuti di riposo e ora può tornare a concentrarsi sulla partita. Bella Chioma, attacca. Tutta la difesa di Gaia si è fatto battere un po' troppo facilmente, poi va a dare una mano al rimbalzo, ma un possesso che rimane ai piemontesi. Qualche minuto di riposo anche per Lorenzo Turini. Rientra Guaiana che si è fatto i suoi bei 30 secondi in panchina, quindi. Guaiana, giocatore che è diventato fondamentale, lo era già, ma nelle ultime partite è sempre più fondamentale per Russo. D'altra parte da una mano in cabina di regia, da una mano in difesa, da atletismo, fondamentale il suo apporto. Bella difesa qui combinata appunto fra Guaiana e Banti, con Gai che prende l'altro rimbalzo, corre in contropiede, c'è Salvadori, passaggio schifo per Niecki, un po' spasso da Banti. Bella palla per Guaiana che spara da 3 punti, fondamentale Vincenzo, meno 5 per Cecina, è parziale di 6-0. Direi che è la faccia cattiva di Cecina, è quello che sta facendo le cose più efficaci con continuità. Ha messo insieme dopo la settimana scorsa a Torrenova anche questo canestro da 3 punti. Grande come difesa di Gai. E come si diceva l'altra settimana, se il ragazzo mette insieme anche un po' di continuità al tiro è importante. No, parliamo un attimo di questo fallo dell'arbitro. Secondo me era una grande difesa, però col corpo ci sa che sia andato a ben basso il baricentro dell'avversario. Ovviamente ne approfitta Alessandria col primo libero avversario per Zampogna. E tutto per Cecina, il terzo fallo di Gai. 2 su 2, riporta i suoi a +7.
punteggi 27-34 con 3 minuti e 50 da giocare. Burini, che anche lui si è preso pochi secondi di riposo. Gnecchi chiede di attraversare il campo a Turini, attacca sperduto, vuole andare su, tiro complicato, arriva però il contatto. Cambio ancora per Piemontesi, esce sperduto, gravato di due falli, rientra col numero 21 Legnini. Va a aggiustare anche un po' la mano dal tiro libero. Finora tutti i nostri giocatori hanno fatto almeno, hanno fatto solo uno su due. Turini fa come i suoi compagni, appunto, meno 6. Era finito tutto solo, scarica la palla, è un passaggio in più per Zampogna, ancora in più, poi Lemmi attaccare la partita, attaccare il canestro, cerca lo scarico per Serafini che non se l'aspetta, però l'azione era venuta molto bene, tanti passaggi in più, forse qualche tiro rifiutato di troppo. Miecchi col blocco di Banti, che va Salvadori, Turini può attaccare uno contro uno, scarica per Banti, più per Gnecchi, si prende la tripla importante. Bene, vorrei dire che continuerò a parlare male dei giocatori, così fanno toccare canestro tutti quanti, va bene così. Legnini ad attaccare contro Turini, ed è il primo fallo personale. Ieri quindi torna e va nella lunetta per la prima volta. Primo libero da bersaglio. Cecina si avvicina sempre, ma non riesce mai a chiudere quel gap. Anche il secondo, 2 su 2, di nuovo meno 5. Parziale di 11-18. È in favore di Alessandria. Gnecchi, Salvadori. Ha una mezza idea di prendersi il tiro, poi sceglie di ragionare Cecina. Guaiana a vantaggio contro Lem, contro Bellachioma. Poi fallo fischiato appunto allo stesso Bellachioma, che ha esagerato un pochino in difesa, appunto, pur con l'aiuto di Lemmi. Però che si è preso un altro fallo, sempre lo stesso Vincenzo Guaiana, che non manca mai di intensità. Primo libero avversario per lui. Segna anche il secondo. Di nuovo meno 3 con 2 minuti e mezzo da giocare. Un po' di pressing per Cecina. Viene aiutato, viene superato da Lemmi. Legnini si prende la tripla in transizione, la sbaglia. Rimbalzo di Gnecchi. Corre Cecina. Quando corre può giocare molto bene. Salvadori di nuovo da Gnecchi. C'è Turini sotto canestro, Gnecchi non lo vede, si butta all'indietro. Francesco Gnecchi, grande canestro. Facimandoni proclama della calma. Zona 2-3 per Cecina, per preservare i giocatori che sono quasi tutti gravati in due falli. Bel passaggio schifo per Bellachioma, bella palla per Lemmi. Bella finta di Bellachioma, si prende arresto e tiro. Gran canestro, grande pulizia tecnica. Si infiamma anche il palapoggetto, potete sentire quei tamburi. Salvadori, Davanti, Guaiana, Gnecchi, riceve altissimo. Ancora Guaiana, si cerca sempre Vincenzo, sta dando grande pericolosità, va ad attaccare. C'è un fallo non fiscato dall'arbitro, torna in attacco all'Alessandria. Con Zampogna, uno contro uno con Salvadori, Turini va su dritto con le braccia e fallo di Serafini, ci sono due tiri liberi, pure è saltato tantissimo a impedire il fallo, a impedire il canestro, grande lavoro. E poi Serafini sceglie di fermare il contropiede. Dovrei, che c'è?
direi qualche contatto di troppo non fischiato sia da una parte che dall'altra, contro Guayana da una parte, contro Zampogna dall'altra, e ovviamente tutti e due i coach non sono contenti di questo. Altro viaggio lunetta per Banti, il primo è stato un 1 su 2. Un tiro è a bersaglio. Doppio cambio Barontini e Tomčić. Penso per Salvadori sicuramente. E Guayana. Ovviamente anche lui gravato di due falli. Un minuto e 17 alla pausa del primo e secondo tempo. Ma poi si chiude nuova zona, grande lavoro di Barontini che si fionda come ingresso in campo per recuperare un pallone. Niente, col blocco di Banti cerca Turini, a vantaggio contro Bella Chioma, si butta all'indietro, tiro complicato, ma c'è Banti ancora a rimbalzo a subire il fallo di Zampi Lemmi. Grande lavoro di Banti. Cecina adesso può anche prendere un punticino di vantaggio. Unione fra Turini e Russo. Turini che si sta accontentando un po' troppo del tiro da fuori. Dovrebbe essere più aggressivo. Intanto abbiamo un pareggio, 38 pari. Secondo più uno Cecina, ancora pressing per il rossoblu, stavolta superato molto bene da Alessandria. Bella palla di Zampogna per Lemmi che si mette spalle a canestro, grande difesa di Banti, bel passaggio per Legnini che tira da tre punti e sbaglia. Si danno fastidio Gnecchi e Turini, pensano un altro possesso per Cecina, invece regaliamo 14 secondi a gli ospiti. Pampe Focaccia, Lemieki va a recuperare la palla, va su per andare al tiro, tocco di Tomčić, controllo di Barontini, adesso calma, fallo fischiato giustamente a Bella Chioma. Grande lavoro di Tomčić che segue comunque il rimbalzo. Errore del giocatore di Alessandria che non hanno fatto i conti con l'atleticità di Francesco Gnecchi, hanno buttato un pallone verso la metà campo per fare la rimessa, ma Francesco è volato, ha recuperato il pallone, è volato dalla parte opposta, non è riuscito a far canestro, però direi che Barontini è entrato col piglio giusto. Già una palla recuperata, uno su due tiri liberi, bravo, dopo un periodo dove ha avuto qualche piccolo acciacco che lo hanno tolto dal campo, adesso un minuto alla volta si sta riguadagnando la fiducia di coach Russo. 10 secondi al termine, cambio accettato da Tomčić che si trova contro Zampogna, sta con lui, alza la mano, gli impedisce il tiro, si lotta a rimbalzo e chi è a prendere ancora Barontini, e questo assolutamente non è fallo, braccia alte. Conclude così col punteggio di 40-38 la prima frazione. Grande lavoro di Barontini, grande lavoro di Gnecchi e un sacrosanto Guayana. Noi ci sentiamo fra 15 minuti per il secondo tempo di questa intensissima partita.
Ben ritrovati al Palapoggetti per il secondo tempo della sfida fra Basket Cheshire e Fortitudo Alessandria. E prima della ripresa del gioco abbiamo un ex rosso-blu, uno dei più importanti passati sui nostri campi, il nostro vecchio capitano, anche Antonio Gambolati, intervistato da Diego. Vieni Antonio, vieni. Eccolo qui, Antonio Gambolati è venuto a trovarci in postazione. Buonasera a tutti. È un po' che non ti si vedeva al palazzetto. Sì, è un po'. Oggi sono qui quasi per caso perché Dario e la sua squadra hanno giocato alle 2:30. E niente, ci siamo fatti una mezza giornata a pazza. Quanto ti manca il campo? Abbastanza. Le partite mi mancano, ma non gli allenamenti. Tutta la stagione è lunga, ormai l'età avanza. Ormai sono vecchio, bisogna lasciare spazio ai giovani, ormai è finita, basta. Ti lascio libero di dire due parole su questa partita. Ma la partita mi sta piacendo abbastanza, anche se secondo me Cecina poteva fare molto meglio. Vedremo questi altri due quarti. La possibilità di vincerla c'è sicuramente, però non è. Alessandria non mi sembra una squadra da sottovalutare, questo sicuramente. A dispetto degli 8 punti in classifica e della posizione che ha, ha lottato anche settimana scorsa nella partita che ha giocato e che ha vinto. Sì, è una squadra giovane, vedo piacevolmente il figlio di un mio ex compagno di squadra, Zampogna, che sta giocando anche tra l'altro molto bene. Sono belli agguerriti, mi piacciono le squadre. In commento si commentava questo pivot da altri tempi che risponde al nome di Pavone, che sta comunque facendo il suo. Sì, Pavone è assolutamente un giocatore di categoria, il suo lo fa sempre, dà sempre il suo supporto, è sempre pericoloso, bravo, mi piace. Ok Antonio, ti ringrazio, grazie, buona partita. Grazie a voi, buon proseguimento, grande Bongio. Siamo sul parquet e due formazioni che rischierano i due quintetti iniziali. Rivediamo in campo dopo veramente parecchio tempo i fratelli Gai, che di solito sono i protagonisti sul rettangolo di gioco, almeno uno, Flavio, e che oggi invece ha già gravato i tre falli. Andiamo però al posto di Legnini, il numero 6, Zampogna. Primo possesso per Cecina, che torna in attacco con Paola Turini, vuole attaccare. Ancora Guaiana, senza paura, al tiro, sbaglia, segue il rimbalzo, segna il tapin con fallo. Vincenzo Guaiana, così dal nulla. Ti chiedo scusa Filippo, devo fare una rettifica con Gambolati. Avevamo detto che la settimana scorsa Alessandria aveva vinto, in realtà ha perso di un punto in casa con Lucca, però lottando fino alla fine, se non sbaglio, con un overtime. Benai raggiunge così quota 15 punti, sbaglia il tiro libero. L'andazzo mi sembra quello del primo tempo. Zampogna, varcato proprio da Guaiana, esce Paoli, post basso da Pavone, che quando prende posizione difficile da marcare non si smuove dalla sua zona di gioco, fisso in post basso. Sparato troppo presto, fallo di Serafini, che si mangia un canestro, e questo fallo nasce dalla rabbia di aver sbagliato il tiro. È il quarto fallo personale. Diciamo, all'inizio partita diceva meglio limitare Serafini con i falli, ci siamo riusciti, però si è limitato da solo, appunto. Ha comunque 12 punti con 5 su 5 dal campo. All'intervallo stavamo commentando il numero dei falli fiscati dagli arbitri e osservavamo come alla Sandara Alessandria avessero fiscato quasi tutti i giocatori, avessero due falli, e in meno di un minuto Serafini è arrivato subito a 4. Salvadori, bella scarico per Turini, che si prende un tiro corto, ma c'è Banti, forse era troppo, senza forse, era troppo sotto il canestro. Salvadori con il corpo, anche sorpreso dal tiro corto di Turini. Sì, Guaiana ancora nella torre d'attacco, triplicato addirittura, ma la palla ce l'ha sempre lui,
Gai, bella finta in più di Salvatore per Turini, che vuole andare su a tirare. Fallo fischiato da Pavone. Hai sentito le urla di Salvatore per un'ottima azione di Cecina, generata prima dalla palla persa di Guaiana, che poi l'ha recuperata e ha innescato una rotazione difensiva di Alessandria, che ha permesso a Turini di arrivare sotto canestro e guadagnarsi un fallo. Turini giustamente oggi sta segnando poco da fuori, decide di attaccare il ferro. Per lui 2 su 6 da 2 punti, 1 su 4 da 3 punti e 3 su 4 dal tiro libero. Tiri liberi ci portano sul più 6. Cambio accettato fra Salvatore e Turini, ora Lemme a vantaggio contro Lorenzo. Pavone prende il tiro, Dario Gai sputato dal ferro, abbastanza sfortunato in questo frangente. Poi Banti per un secondo porta sulla palla, poi sceglie di servire Guaiana, Salvatore, Banti, ora Gai, bella palla di Gai per Leonardo. Se Flavio gioca per la squadra, non ce n'è per nessuno. Ultimamente Flavio lo sta facendo spesso, sta giocando bene per la squadra, e da questo genera anche il miglioramento delle sue percentuali al tiro, che non sono più deficitarie come un paio di mesi fa, dove era costretto a fare pentole e coperchia a causa degli infortuni, ma adesso con quasi tutti gli effettivi a disposizione, con punti nelle mani, lui si può permettere di distribuire degli ottimi assist, di cui se non sbaglio è anche leader o comunque uno dei primi 5 del girone, e in più riesce a trovare uno spazio migliore per fare i suoi tiri, che sono fondamentali per questa squadra. Noi vi aggiorniamo grazie alla Radio 675 sugli altri campi e vediamo Luca e Torrenova, scontro fondamentale per l'ingresso nei playoff per Cecina. Stanno sul 32 pari, mentre San Miniato vince 31-41 sul campo di Valsesia e Piombino ha un più 11, 45-34 in casa contro Oleggio. E ieri si sono giocate le partite fra Capodorlando e Alba, 67-87 in favore di Alba, e Omegna contro Montecatino, 81-71 in favore di Omegna. Però in questa prima domenica invece si è giocato Palermo contro Empoli, terminato in favore dei siciliani 91-83. Sono in attacco quindi con Alessandria, con Pavone che si svita, cerca un canestro complicato. Gai con molta calma trova Guaiana, Salvatore, Flavio. Questo è un errore arbitrale, perché Leonardo era fermo sul blocco, errore abbastanza evidente dell'arbitro, però non ci interessa perché comunque stiamo giocando bene, stiamo difendendo bene soprattutto. Esce Guaiana, sicuramente il migliore in campo fino adesso, esordio per Simone Conti. Il problema è l'importanza di Salvatore, che adesso al terzo fallo a carico e non si può prescindere. Abbiamo visto nella seconda metà del secondo quarto come Salvatore uscito dal campo, cioè si è andato a meno 11, rientrato lui siamo tornati a meno 1. Grande difesa qui fra Dilemmi su Salvatore e poi anche Di Gai in aiuto su Pavone, poi palla persa di Alessandria, in particolar modo di Pavone, viene fischiato Alessandria, viene fischiato 3 secondi, Gai, viene fischiato il fallo a Zampogna, avrà 3 tiri liberi a disposizione.
primo tiro libero a bersaglio, anche il primo giro di lunetta per Flavio Gai, lui che di solito ne fa spesso e volentieri. Primi due a bersaglio, vediamo come va il terzo. Cecina pareggio in questo momento, il massimo vantaggio che in precedenza avevano avuto anche i piemontesi. Dario Gai contro Conti, bella, bella difesa, fallo antisportivo. Conti che negli ultimi tempi aveva sempre più difficoltà a stare in campo, oggi è entrato con la verve giusta. Sorte anche in campo di Lazzari al posto di Salvadori. Ed esordio per Niccolò Lazzari, ultimo arrivato in casa Cecina, che non ha nemmeno il nome sulla maglia, verrà presto aggiunto. Primo libero avversario per Simone, massimo vantaggio della partita. Anche lui è un ragazzo classe 2000, 2 metri di altezza, ce lo danno come un'ala. Dagli allenamenti sembra che abbia delle buone doti, stiamo a vedere alla riprova dei fatti come se la caverà. Buona idea di Gai per Turini, poi Turio scarica un po' troppo forte la palla per Lazzari. Porta in avanti la palla Sperduto, che lui buona prestazione. Blocco di Pavone, poi Gai, Dario in questa fattispecie a tirare da tre punti, non segna. Gai si arresta, vuole rispondere al fratello, poi Conti a tenerla in gioco, rischia anche di farsi parecchio male. Grande intensità di Simone, con quella palla recuperata ha fatto anche una pazzia. L'ho visto male perché, conoscendo la palestra, da quelle parti c'è un tombino con tanto di chiodo che lo tiene chiuso, ha rischiato veramente di farsi parecchio male. Ma l'intensità che ci piace, quindi va bene così. Si è messo, verrà eseguita da Zampogna, entrata al posto di Dario Gai. Perduto, blocco di Pavone, lo aspetta dentro l'area Banti. Conti che si addormenta sul backdoor, lavora bene sull'anticipo, poi sul taglio dietro non presta troppa attenzione, costretto a commettere fallo ai danni di Zampogna, che è un buon tiratore di liberi. Primo libero avversario, i primi punti segnati in questo secondo tempo da parte di Alessandria. Un attimo la mia pronuncia, e poi la prendo. Con Cescia che adesso torna in attacco dopo il 2 su 2 di Zampogna. Riceve Conti, cerca Turini. Fronteggia, poi si mette spalle contro Paoli. Subisce il fallo e si arriva anche il canestro. Questa è una nota più che positiva per Cecina, perché è il quarto fallo anche di Lemmi. Allora, hai notato come Turini nel primo tempo faceva spalle, virata e trovava sempre il raddoppio. Adesso non ha fatto la virata, ha fatto saltare il difensore, gli è passato sotto e sempre dritto per dritto ha trovato la via del canestro, tagliando fuori il raddoppio che era già pronto di Lemmi. Fortissimo il tiro libero di Turini. Paoli che gioca in contropiede, arriva Lemmi che segna un gran canestro. Gai, blocco di Lazzari, spezza bene il raddoppio, poi bella cioccolatino di Gai per Banti, che probabilmente non si aspettava il passaggio,
errore e torna in attacco i piemontesi. Prende un buon riposo Flavio Gaia, entra al suo posto Francesco Gnecchi. Sperduto contro Francesco, fallo fiscato a Lazzari, stesso fallo fiscato inizio partita a Banti. Esce Banti, rientra Tomčić. Tomčić è un altro che come Barontini dopo un inizio del mese di gennaio molto molto buono ha avuto qualche piccolo acciacco che l'hanno tolto dalle rotazioni e adesso sta ricominciando a guadagnare la fiducia di coach Russo e minuti. Frazzolini passi giustamente fischiata dall'arbitro, poteva anche prendersi quel tiro, ha una buona mano da fuori comunque Tomčić. Correggo nel tre al posto di Banti ma di Lazzari. Conti vicinissimo a recuperare un altro pallone. Zampogna torna in attacco, blocchi di Pavone a dar fastidio. Sperduto all'attacco, si arresta, fuori per Legnini. Pavone consegna la palla ancora a Legnini e perde il controllo. E ci hai fatto un regalo che accettiamo ben volentieri. Conti fare lo schema, viene concessa la mano sinistra Tomčić, ancora Conti si arresta, ancora Tomčić ad andare dentro, perde palla, braccia alte del difensore, si arresta Zampogna e riporta i suoi a meno 7. Attenzione ad adagiarsi sugli allori. In questa azione ha fatto un po' di confusione Conti e ha portato anche Tomčić sulla sua scia, hanno fatto una palla persa con un rapido canestro in transizione della Sandara Alessandria. Quindi quando decide di puntare il canestro ci va dritto per dritto. Viene fiscato un altro fallo alla formazione piemontese, nello specifico a Legnini. Vedi cosa vuol dire avere tutti gli effettivi a disposizione. Adesso entra in campo il dodicesimo della panchina di Cecina, Enrico Trassinelli, 2002. Altro giovane che sta dando, per i minuti che coach Russo gli concede, sta dando veramente tanto. Primo libero avversario per Turini, segna anche il secondo, soprattutto per Enrico, grandi doti atletiche, raddoppio sulla linea di fondo, Banti, quanti anni ha Banti? 20 per buttarsi in quel modo? No, 15. 15, sì, 15, per gamba più o meno, anche qualcosa in più. La voglia di giocare Diego Banti è impressionante. E niente da fare, anche lui ha avuto qualche problema fisico all'inizio stagione e adesso ci stiamo accorgendo di quanto è importante per questa squadra. Un ragazzo di 35 anni che guida il gruppo, sta viaggiando nelle ultime partite a delle ottime medie. Oggi ha segnato solo 5 punti, ma non più tardi settimana scorsa ne ha fatti 20 a Torrenova facendo la differenza. Due settimane fa comunque aveva sfiorato il ventello. Ha sempre avuto tanti punti nelle mani Diego. Fallo credo fischiato a Trassinelli e si dimentica di fare il taglia fuori e sono errori che non ti puoi permettere se hai pochi minuti e devi dare un po' di qualità per far riposare i compagni. Questo fallo stavo osservando è generato dall'incomprensione tra l'assistente di coach Russo Matteo Pio e Turini, non si sono capiti su chi doveva marcare Lemmy.
e quindi è nato questo fallo poi a rimbalzo di Trassinelli che per rimediare ha dovuto spendere un fallo. Decide di attaccare ma viene fermato dal buon aiuto di Pavone. Ancora passaggio in più per liberare la tripla di Gnecchi che ha spazio e che manda a bersaglio. Torna alla doppia cifra Francesco Gnecchi dopo davvero tanto tempo. Qui va vicino a recuperare un altro pallone, Lennini che attacca, il buon aiuto di Trassinelli che spinge in contropiede, poi si arresta e ancora Gnecchi. Fini legge bene la difesa, si arresta all'altezza del tiro libero. Gran canestro, grande lettura di Lorenzo che raggiunge quota 16 punti. Impressionante come Cecina possa cambiare da un momento all'altro. Era in difficoltà e ha segnato 5 punti in fila. Due buone azioni in difesa e canestri quasi facili in attacco. O meglio, canestro facile per Turini in attacco. Infatti. Poi da lì a dire che sia un canestro facile. Devi saper leggere la difesa, vedere quanto è distante il difensore. Facile per lui appunto. E punteggi delle altre partite con Torrenova che vince 44-45 contro Lucca. Valsesia mai staccata da San Miniato 35-51. E Piombino che sta giocando sul più 9 contro Leggio 49-40. Noi abbiamo un occhio di particolare per la partita di Lucca perché è quella ormai, vista come è messa la classifica, è spaccata in tre tronconi delle prime sette che ormai sono quasi definitivamente ai playoff. Ottava e nona, Lucca e Cecina che si giocano l'ultimo posto disponibile e poi da Costa d'Orlando in giù che si giocano le due posizioni salvezza e le posizioni play out. Torna in attacco Sandria con Lemmi che si gira con la sua mano mancina, bel canestro, bel movimento. Gnecchi porta sulla palla, mancano 2 minuti e 40 alla fine di questo terzo quarto, si schiera un po' a zona, mashup e Alessandria. Trassinelli che attacca e va a subire il fallo di Legnini. Penso che fa piacere un ragazzo del 2002 che prende, attacca, comunque iniziativa, non si accontenta di fare solo il quinto uomo, diciamo l'appoggio, quello che viene definito. Primo libero avversario per Enrico. Gira intorno perché credo che qualcuno gli dà un 5, nessuno l'ha dato. Segna comunque il secondo tiro libero, poi va a marcare il suo uomo. Sempre un po' di pressing per Cecina, superata abbastanza facilmente da Alessandria. Chiuso il palleggio a parte di Zampogna, marcato da Trassinelli. Poi Degnini si prende una tripla, un coefficiente molto elevato, di difficoltà molto elevato. Che altro, Ledini ha sbagliato, era 0 su 3, aveva sbagliato conclusione abbastanza aperta dai 3 punti. Questa la manda a bersaglio. Avanti sale per servire Gnecchi. Poi Turini si arresta, si butta indietro, sbaglia il tiro e può tornare in attacco Alessandria. Lemmi arriva al blocco di Pavone, anzi finta il blocco per poi mettersi un po' spasso. Legnini ad attaccare, sbaglia il tiro, Pavone al rimbalzo, Trassinelli con braccia alte, ancora braccia alte e poi Banti al rimbalzo. Grande lavoro di Enrico, non si fa intimorire da i chili e i centimetri in più di Pavone. Turini contro Sperduto, sale Conti, viene servito in questo momento. Gnecchi, Trassinelli più per Conti, può sparare la tripla e va a bersaglio.
grande lavoro di Gnecchi, Frassinelli e Conti, con Simone che oggi ha preso tanta fiducia, fiducia che lo aveva un po' perso. Blocco e riblocco di Pavone, arresta il tiro di Zampogna, sbagliato rimbalzo di Turini, poi Gnecchi con 40 secondi da giocare prima del termine di questa frazione. Conti fa ingolosire dalla possibilità di passarla a Turini, poi grandissimo lavoro con Sperduto che forse mette un po' troppo in mostra la palla. Conti la tocca, regala ancora la palla in attacco ad Alessandria, cambio, esce Trassinelli, rientra Barontini che deve essere un specialista degli ultimi secondi. Il nuovo Biancani, sale Lemmi ancora contro Turini, svolta attacca a destra, poi Pavone consegna la palla ancora a Lemmi, cambia accettato dal Banti e gran canestro di Lemmi. Ultima azione per Cecina con Gnecchi, l'attaccare si mette praticamente pari per terra, Turini cerca la correzione al volo. Mamma mia cosa aveva fatto Turini, se faceva questo canestro veniva giù tutto. Veniva giù il palazzetto, mamma mia davvero. Chiudiosi la terza frazione sul punteggio di 65 a 55 in favore di Cecina, con l'ingresso di Conti che ha portato tanta intensità, Turini che ha iniziato a far canestro, Gnecchi che comunque è sempre stato pericoloso e non abbiamo avuto bisogno del nostro miglior giocatore finora, Vincenzo Guaiana. Nel frattempo abbiamo uno spettatore che è entrato in campo giusto per fare una foto, non so se l'ha fatta agli arbitri o agli ufficiali di campo o al punteggio, però se sta tranquillamente uscendo dal campo, nessuno dice niente, vediamo un po', spero sia un addetto stampa di Alessandria. Ah sì, al cartello stampa, quindi è autorizzato, per fortuna è autorizzato a stare lì. E per quanto riguarda invece Alessandria, si è un po' persa in questo secondo quarto, in questo terzo quarto ha segnato 16 a 7 punti ma ne ha subiti anche 25 e guidata soprattutto da Lemmi che si è preso qualche conclusione finora per una partita perfetta con 4 su 4 da 2 punti e 3 su 3 al tiro libero, però ci abbiamo anche 3 falli commessi. La Sandara in questo momento, in questo tempino, si è schiantata un pochino contro la difesa di Cecina che ha alzato un pochino il volume della radio, quindi direi non tanto, un po' di demerito lo diamo anche ai rossi piemontesi, ma anche un buon merito va alle doti atletiche e difensive dei ragazzi cecinesi. Assistica un po' particolare e Alessandria ha solo 2 assist in 40 minuti, in 30 minuti contro Cecina che ne ha 8, non sono tanti di più, però insomma qualcosa vuol dire. E 4 da Diego Batti, recupero ancora di Gnecchi che si vola in contropiede, poi nel fare la virata perde il controllo della sfera, torna in attacco e la Sandara con Pavone che segna 2 punti più facili tutta la partita, e il rosso che è indiavolato nei confronti di Gnecchi che dopo essere caduto è rientrato molto moscio in difesa con tanta calma. Turini in più per Conti, cerca Banti, c'è il raddoppio di pronti Pavone, scarico per Gnecchi, più per Barontini che tira da 3 punti, mentre quando ha un centimetro Andrea tira. Lemmi tutto solo, può andare su, salta Gnecchi, Turini no, gli dà un po' di fastidio che gli permette a Ceci di catturare il rimbalzo, e Conti che torna in attacco, supera il suo diretto avversario e serve Gnecchi. Conti tutto solo, non se la sente di attaccare, Batti
scivola la palla, poi è fortunato che è sperduto in aiuto. Intanto Russo se la prende anche con uno dei suoi assistenti, ce n'ha per tutti, ne ha per tutti, oggi è veramente indiavolato. Esce un attimo Simone Conti, rientra Vincenzo Guaiana che ha dato, che ha preso tanto riposo nonostante i tre falli commessi, ma può entrare in campo e prendere il suo filotto di buone azioni concluse durante il primo e il secondo tempo. Si prende un tiro che non arriva nemmeno al ferro, scadono i 24, tanta palla in mano per Turini che non, quanto pare non si era accorto che c'erano meno secondi del dovuto. Legnini in attacco, si arresta al palleggio Sperduto, cambio accettato da Turini, buon arresto e tiro di Sperduto che continua a far male con i suoi tiri da fuori, raggiunge adesso la doppia cifra. Turini consegna la palla a Guaiana che vuole attaccare contro Zampogna, ancora fuori per Turini che attacca, potrebbe anche schiacciare ma decide di concludere con la mano sinistra, riporta la Ceci da più 8 su 67-59. Mangia un altro canestro Lemmi dopo il 4, l'ho detto 4 su 4, l'ha sbagliato in 2 facilissimi, commette anche il quarto fallo personale nonché primo fallo del Tempino. Escono Banti e Gnecchi, rientrano Salvadori e Gai. Penso che Gai non abbia mai avuto un minutaggio così basso, sono 17 minuti e mezzo per lui. Sì. Ritorna anche Serafini per Pavone, doti atletiche per doti atletiche, vediamo un attimino lo scontro con Turini. Probabilmente vuole far riposare il suo centro titolare. Qui Serafini va a dare un grande aiuto a, contro Turini, passaggio in più per Sperduto che non, da tre punti è una macchina, non sbaglia mai. Gai torna in attacco, suo fratello Dario è scomparso dalla partita, fallo di Salvadori che si abbraccia e non so se c'era stato un contatto in precedenza sulla palla persa di Leonardo, il fallo antisportivo invece ci sta tutto. Zampogna che finora ha tirato 3 su 3 ai liberi, scusate 5 su 6 sbagliato, primo a bersaglio, Banti con forse le 20 secondi di riposo, poi deve già tornare in campo. Segna anche il secondo ed è meno 3 per Cecina, per Alessandria. Diavolato Salvadori, giustamente. Buona difesa di Gai, danni di Sperduto, recupero completato da Barontini, Gai che può correre in contropiede, passaggio skip per Barontini che stavolta attacca giustamente, va, fa un tiro stranissimo Andrea senza cercare il tabellone, secondo me ha subito un mezzo contatto non sì. fischiato e l'ha mandato un po' fuori equilibrio e quindi anche il suo appoggio al ferro è stato scoordinato. Grande difesa di Guaiana, va a tirare all'indietro Legnini, poi Gai fa un buon taglia fuori e rimbalzo completato da Banti, blocco di Turini, che fallo di Legnini evidente, abbassa il braccio, c'è Barontini, rientra Gnecchi, gran lavoro di Andrea. Guaiana si è un po' spento in questo secondo tempo,
cambio accettato dal Mijenjeki, tutto solo da tre punti, la sua mattonella, ha segnati 3 su 3 da quella zona. Praticamente ha sbagliato il primo tiro da tre punti e ne ha messi 3 in fila. Sì. Zampogna a cercare Serafini. Grande difesa di Turini. Si perde Lemmy. Prova ad andare su. Gnecchi vola in cielo. Questa è la palla piena. Questa è la stoppata piena. Questa a volerla di tutto era una palla a due. Dato su tantissimo, me, braccia alte, dritto col corpo, l'arbitro si sogna il fallo. Per me era una palla a due, comunque. Vabbè, ma quanto era andato, quanto aveva saltato. Pauroso gesto atletico, rovinato solo dal fischio dell'arbitro. Lemmy sbaglia il primo libero. Allora era 3 su 3. Segna invece il secondo e riporta Alessandria a meno 5. Gnecchi. Bel taglio backdoor, si addormenta, sperduto. Canestro, diciamo, da mini basket questo. Arrabbiatissimo coach Vandoni, che vede la sua squadra sprecare la fatica che fanno per rientrare con queste disattenzioni difensive. Cambio accettato da Banti. Guayana va davanti. Sono d'accordo con l'arbitro adesso. Sì, esce in ritardo Guayana, sì. Sull'anticipo. Bravo Lemmy a prendere posizione, quindi giusto il fallo fischiato. Esce Guayana, entra Salvadori. Prova complicata di Salvadori, che con 4 falli dovrà occuparsi di Serafini. Esce Zampogna, blocco a scendere per liberare Paoli, che attacca Turini, lo stoppa, lo cancella. E Gai che corre contro il piede, ancora Turini se la sente, non vuole tirare, poi scarica per Batti, più per Salvadori, a centimetri, a spazio, ma non si sente il tiro. Ancora contro Zampogna, se la gioca, bel passaggio per Turini, poi fallo credo fischiato a il numero 6 Zampogna. Time out fischiato, richiesto dal Russo, mentre per far rifiatare i suoi ragazzi, che non penso stiano andando né male né in attacco né in difesa. Abbiamo un po' sperato che fosse il quinto di Serafini, ci ho sperato, però non è andata così. Comunque era ancora lì pronto a raddoppiare sulla virata verso canestro di Salvadori, che poi ha avuto l'intuizione di vedere Turini sulla linea di fondo. Purtroppo l'altro difensore, il difensore diretto di Salvadori, ha commesso fallo, vanificando l'aiuto di Serafini. Gli altri campi abbiamo Lucca che vince contro Torrenova 64-51, Valsesia che perde 40-59 contro San Miniato e Piombino che vince di 8, 66-58 contro Oleggio. Ricordiamo intanto, in precedenza è già terminata Palermo-Empoli col punteggio 91-83 per Palermo. E ieri si sono giocate altre due partite, Capodorlando che perde contro Alba 67-87 e Montecatini che perde sul campo di Omegna 81-71. Risultato favorevole a Lucca è sfavorevole a noi di Cecina, con Lucca che prenderà altri due punti e Cecina che quindi resterà in nona posizione. E dovrà andare la prossima volta sul prossimo campo a cercare di guadagnarsi l'ottavo posto. È liberato Gai per un tiro dalla media con un passaggio di Turini, nuovo più 9, 74-65.
Montecatini all'attacco con Paoli, poi Serafini vuole attaccare, fallo fischiato a Gnecchi, corpo era in movimento, siamo che in questo caso sono d'accordo con l'arbitro, non aveva il corpo totalmente fermo, Gnecchi si è spostato, altrimenti sarebbe stato sfondamento vero e proprio. Esce Zamponi e rientra Gai Dario. Messa da fondo campo e verrà subito da Sperduto. Dario Gai riceve, serve Paoli, attacca la Serafini, libera Lemmi, con la sua mano mancina ci sta facendo molti danni, i porti suoi a meno 7. Fallo in attacco fischiato ma a Flavio Gai, scusate, a no, Diego Banti, a Diego Banti, probabilmente un blocco in movimento, ma come se ne fanno a migliaia in questa categoria, uno lo fischiano e altri no, vabbè. Torna in attacco così Alessandria con Dario Gai, vuole attaccare il fratello, scarica per Lemmi, c'è lì Banti, frazione di passi identica a quella fiscata a Tomčić. 3 minuti e 50 al termine della partita. Comprensione fra Turini e Gnecchi che nessuno di due vuole andare a fare la rimessa. Poi vince Gnecchi. Serve Turini per poi per sé che ne venga restituita la palla. Con l'attacco si Cescina con Salvadori. Motion consegnato di Leonardo per Gai. Vai, la famiglia Gai a discussione con l'arbitro. Uno dice, non è aspetto, me l'abbiamo dato la gomitata. Quante se ne saranno date dai ragazzini. Riceve Gai, arriva Banti per un blocco. Lemmi esce molto aggressivo. Siamo d'accordo su questo fischio. Sicuramente c'è stato, ma c'è stato anche il pallone è andato sopra l'altezza della spalla, ma bisognerebbe capire il perché è andato fin là. Anche perché Flavio non è uno che commette errori del genere, quindi sicuramente c'è stato qualcos'altro. Sperduto con Gnecchi che perde, che va a recuperare la palla, va al tiro, non deve essere facile recuperare la palla e vedere il campo aperto con quello che ha passato dopo l'infortunio che ha avuto. Grande partita di Francesco oggi. Sì, mi fa piacere, neanche l'avessi chiamato a inizio partita un Gnecchi in doppia cifra così. Serafini tiene molta palla in mano, cambia accettato da Gai, bella virata, bel movimento di Serafini, davvero se non fosse stato limitato dai falci avrebbe dato molti danni. Banti da Turini, esce Gai che si prende la tripla sputata dal ferro, mamma mia, è balzato veramente tanto, vede il canestro, non danno ragione a Flavio su questo pallone che è rimbalzato almeno 3 volte sul ferro. Paoli, blocco di Serafini che poi si apre sui 3 punti, va a attaccare, stoppato da Banti e Turini che va a stoppare Sperduto, Gai che si vola in contropiede. Poi ovviamente andiamo di ragionare con calma, 2 minuti ancora a giocare. Bravo Flavio. Può attaccare uno contro uno, scarica per Salvadori. Fallo è netto di Lemmi. Quinto fallo di Lemmi. Quinto fallo. Le rotazioni di coach Vandoni non le capisco sinceramente. Con Pavone che gioca veramente il terzo quarto e l'altro quarto è giocato tutto da Lemmi. Minuto chiamato da Vandoni, il terzo e ultimo time out. Intanto diamo gli appuntamenti per le prossime settimane.
La prossima partita, l'ottavo turno, Cecina si presenterà in Piemonte a Oleggio, un'altra partita importante che serve per stare attaccata al treno playoff nella corsa contro Lucca. Mentre torneremo al Palapoggetti per il primo di marzo contro una delle prime cinque in classifica, Firenze, che in questa giornata sta riposando. Mentre, tanto rimanendo in tema per Lucca, la prossima partita riposerà e quindi potrebbe esserci il sorpasso. Diventa fondamentale vincere a Oleggio per agganciare l'ottava posizione. Non sarà assolutamente facile, ma ovviamente Cecina non demorde. Messa eseguita da Gai, palla che arriva a Gnecchi. Tanta palla ferma, anzi moltissima palla ferma. Salvadori che deve tirare, anzi Batti che deve tirare. Non arriva al Ferge, arriva al fermo, allo schegge e basta. Dario Gai che corre in contropiede, si arresta. Bel cambio di mano di Serafini. Legnini se la prende e spara da tre punti. Importante. Senza spazio così sbandare l'avversario non è facile. Entra Guaiana, esce di nuovo Gnecchi. Tanta seconda alla fine di questa bella partita, molto intensa. Stava per fare una cappellata Flavio, poi si è controllato. Esce Turini. Prende un tiro complicato Lorenzo. Balzo di Serafini. E ora attenzione che ci può anche credere Alessandria. Con Dario Gai contro Salvadori. Lo attacca. Poi scarica. Recupero di Guaiana che è ovunque. Fallo di Sperduto. Regala due liberi a Flavio. Flavio è bravo a far vedere un fallo che forse non c'era. O quantomeno il contatto era minimo. E quindi adesso andrà in lunetta per fare due tiri liberi fondamentali a 48 secondi dalla fine della partita. Tutto considerando che Sandra non ha più time out. Data anche Pavone. Otto secondi appunto alla fine con palla a Dario Gai. Tacca Legnini contro Turini, si arresta, tocco di Guaiana. Parata di Guaiana che devia il calcio d'angolo. Quattordici secondi al termine dell'azione per Alessandria. Con Sperduto, grande difesa di Flavio. Serafini a cercare Pavone che da là dentro non si muove più. Grande difesa di Gai, grande stoppata di Gai. Ancora Pavone che non demorde e poi Guaiana a strappare il rimbalzo. Palla 2 che premia Cecina, abbiamo 18 secondi. Direi che Pavone in un'azione ha aggiustato le statistiche offensive dei rimbalzi. 3 di fila, time out chiamato dal Russo che ne ha ancora 2. Grande comunque l'azione difensiva di Cecina con Guaiana che si era visto contro Pavone molto più grosso di lui, ha tenuto botta, poi è stato aiutato anche dai vari compagni. Gli altri campi abbiamo Torrenova che ormai è meno 17 contro Lucca 70-53.
Valsesia perde di 21 40-61 contro San Miniato, e Piombino che sta vincendo, che finisce la partita su 74-67 in favore dei gialloblu. Noi ringraziamo ancora una volta Radio 675 che ci permette diretta a streaming YouTube e tramite l'applicazione appunto Radio 675. Giocatori che vengono richiamati in campo con 18 secondi ancora da giocare, punteggio di 78 a 72 in favore di Cecina. Messa fatta in zona d'attacco con 14 secondi da giocare. Salvadori, più per Turini, perde palla Turini, rotazione questa di Cecina, però viene graziata da Legnini, Pavone al rimbalzo, sposta tutti, 4 decimi da giocare, la partita è finita. Dice così, 78-74. Buona comunque la prestazione di Cecina, che arriva alla terza vittoria di fila. Attenzione perché potrebbe essere fatto male, caduto per terra. Ma Banti che sulla virata di Pavone è arrivata una bella gomitata, sono sicuro. Ci saluto adesso le due formazioni. Noi ci risentiamo per fra due settimane, il 1° marzo contro Firenze. Tanto altra partita tosta. Dove dovremo cercare di far valere il nostro fattore campo contro una delle prime in classifica. Comunque siamo d'accordo, la terza vittoria consecutiva per Cecina. Noi ci sentiamo fra due settimane e non perdiamoci la partita fondamentale contro Legge la prossima giornata. Buona serata a tutti. Un saluto a tutti.